però un viaggio molto lungo. Ma senza lasciare... Guardando le dita muoversi, compose nuovi codici, il moto degli occhi riflesso nel vetro spesso dei cronografi, gli ultimi ritocchi inesplausibili all'intelletto umano. È giudicato come ciarlatano, visionario, mago, umiliato dei più dequalificato dallo stato di scienziato, dove è burlato chiaro davanti ai doppi senza paura, avrebbe portato in loro occhi come foti in una civiltà. L'acqua inondò la vita con raggio, spinse la leva inclinandola al massimo, in un lampo si ritrovò sano e salvo nel laboratorio sotterraneo, si presentò procedura. L'elica, la mente affetta dall'idea perfetta, pronta a spostarsi sull'onda elettromagnetica. Aveva saldato ogni componente con perizia scetica, individuato il propellente, un reagente di acqua fredda. Viaggiava col tempo nel buio, sfidava l'oblio, verso il 36° secolo senza permesso di Dio. Rumula tutto di infini spazi e guida dopo la chiesa come fosse il futuro, rispose solenne. Il futuro non è per niente diverso dal nostro presente.